Assessore Minervini, assessore alle politiche giovanili, oggi presenta i risultati di Laboratori dal Basso. C'è stata una prima edizione, una seconda. Cosa sono i Laboratori dal Basso? Com'è nata l'idea? Sono un'idea per molti versi rivoluzionaria di promuovere la formazione, in modo particolare anche la formazione di eccellenza tra i giovani, perché rovescia l'approccio, non dà la palla in mano agli enti di formazione professionale che magari nella interpretazione della offerta di proposte formative molto spesso hanno una percezione non fedele dei bisogni, no? Partiamo al contrario, dai bisogni, dalla domanda, dai ragazzi. I ragazzi che individuano un bisogno formativo e che propongono anche attraverso le loro reti di relazione gli esperti che possono rispondere a quel bisogno formativo. E noi con l'ARTI mettiamo a disposizione sia le competenze sia le risorse per costruire low cost quel percorso formativo. È accaduto che liberando queste energie, nella prima edizione si sono realizzati 130 laboratori dal basso, piccoli moduli formativi che hanno visto venire qui in Puglia sui temi più avanzati i maggiori esperti del mondo. È entrato il mondo in Puglia, sono entrati i maggiori esperti di urbanistica, di tecnologie avanzate, di comunicazione mediale, i guru delle nuove frontiere della comunicazione. È accaduto di tutto. Ancora una volta, liberando le energie, vengono fuori le spinte dell'innovazione vera, dell'invenzione che spinge ancora più avanti, diciamo, la nostra capacità di comprensione di quello che sta accadendo. E sono venute fuori molte proposte anche di sviluppo di impresa che producono occupazione sui quali i ragazzi stessi stanno lavorando. Ecco appunto, questa è soltanto una delle iniziative promosse dall'assessorato alle politiche giovanili. È stato un percorso lungo di 10 anni, a parte appunto la breve parentesi dell'assessorato alla mobilità. A che punto è la Puglia oggi da questo punto di vista? Cosa sta succedendo in Puglia grazie a questo tipo di politiche giovanili? Ma noi abbiamo avuto una stella polare in questi 10 anni lunghissimi in cui ce le siamo inventate un po' tutte. La stella polare è che i giovani per la Puglia costituiscono la risorsa più pregiata, non un problema, non il solito problema da risolvere, la questione giovani, non era una questione, era un'opportunità che la Puglia intelligentemente doveva valorizzare proprio per migliorare la sua capacità di rispondere al mondo, in modo particolare a questo tempo difficile di crisi, i giovani come una risposta possibile alla crisi. E a che punto siamo? Siamo al punto che se la Puglia oggi è in piedi, se la Puglia anche per quello che sta avvenendo in questi giorni in fiera, a detta del Presidente del Consiglio, è una eccezione positiva nel Mezzogiorno, è una Puglia che guarda in avanti, che guarda al futuro, avendo recuperato una certa capacità di valorizzare le nostre risorse del passato, le risorse di questo territorio. Se è tutto questo è perché secondo me è emerso proprio un nuovo soggetto nel paesaggio pugliese, che sono appunto i giovani, che è una generazione che ha incominciato a dire: non ho paura del futuro, non sono attaccato nostalgicamente al passato che sta passando appunto, ma voglio perlustrare le opportunità. E ci sta dicendo quello che può diventare la Puglia, no? Ce lo sta dicendo nella filiera dell'agroalimentare e nella frontiera più avanzata, per esempio, dell'aerospazio e sul terreno delle tecnologie, sul terreno anche della valorizzazione, per esempio, turistica delle nostre risorse ambientali, paesaggistiche, dei nostri centri storici. È una generazione che sa stare in questo mondo e sta dicendo alla Puglia qual è la strada. Guardando appunto al futuro, qual è l'obiettivo? Quale sarà ancora la direttrice delle politiche giovanili? Se ci sono ancora delle fasce di giovani da Assolutamente coinvolgere? sì, ci sono intanto quegli altri giovani a cui non siamo ancora arrivati e che è il nostro cruccio, perché si tratta quasi del 30% della galassia giovanile pugliese, quei giovani che hanno buttato la spugna a 25 anni e che magari non hanno completato il percorso scolastico e non hanno nemmeno più fiducia di poter trovare una loro collocazione nel mondo del lavoro iscrivendosi al centro per l'impiego. Sono quelli scomparsi dai radar. E arrivare anche a loro, lo stiamo facendo con una scuola con cui formiamo degli attivatori di comunità, dei ragazzi che ci aiutino a raggiungere questi ragazzi, perché da soli non ce la facciamo. Arrivare a loro per dire: anche tu sei una risorsa, anche tu hai dentro un talento che ci serve per cambiare la Puglia, è la sfida che ci stiamo riproponendo. C'è un'altra sfida, per la verità ancora più complessa. Questa generazione ha troppe barriere di accesso, non riesce ad entrare nel mondo del credito, non riesce ad entrare nel mercato della casa. Non riesce ad entrare nell'università, non riesce ad entrare
nella pubblica amministrazione, ci sono troppe croste che impediscono a questi giovani di entrare. Ecco, noi dobbiamo lavorare su questo. Una barriera sulla quale abbiamo lanciato una sfida, il bando si apre proprio il 15, è quello che separa i giovani innovatori, in modo particolare dal sistema delle piccole e medie imprese. E le piccole imprese sono convinte che si competa oggi, in larga misura sono convinte che si competa oggi riducendo il costo del lavoro, un giovane laureato costa troppo. Allora anche qui ci siamo inventati una sperimentazione, vediamo cosa accade. Abbiamo chiesto ai ragazzi di tirar fuori dei progetti che possono essere utilizzati dalle imprese per migliorare la loro competitività. Faremo un catalogo e diremo alle imprese: prendetevi questi progetti, sperimentati, paghiamo noi la realizzazione di questo progetto. Se funziona, la scommessa è che la miscela possa poi innescare, diciamo, un rapporto che si possa tradurre anche in occupazione nuova. Stiamo provando anche lì a togliere una crosta, a far entrare nel corpaccione del 90% delle piccole e medie imprese pugliesi, diciamo, questa nuova energia di cambiamento che sono appunto i giovani innovatori.